grazie a tutti, grazie appunto alla rete che ha messo in moto un progetto nel quale la Biblioteca della Legalità si inserisce e dialoga in realtà con tutto il resto. Volevo in realtà cominciare in un altro modo, ma vorrei cominciare invece raccogliendo una serie di cose che Vinicio ha lanciato. La prima è quella, ha parlato di un convegno in un luogo assolutamente particolare, che è quello di un museo dedicato ai fratelli Cervi. E allora io vorrei invece cominciare leggendo. Nella realtà io ho fatto un percorso che è un percorso che mette in relazione le parole e le immagini per andare a riflettere se la legalità ha anche una sua possibilità di visione oltre che di ascolto. Però invece comincio appunto con le parole. Ah, intanto io sono Silvana Sole, ecco così. Ne è stata qui in quanto presidente di Ibitalia, perché Ibitalia fa parte di questa rete, ma anche mi occupo, come Gianino Stoppani, da 30 anni di letteratura per ragazzi, e nella realtà apro con qualcosa, sono insegno storia dell'illustrazione a Lisia di Urbino, metto insieme queste cose. Allora, vi leggo un piccolissimo brano tratto da un'antologia che si chiama Nome di battaglia provvisorio e che parla della resistenza. Ci saranno alcune immagini anche nella mia selezione, in quella parte dove l'aspetto di legale, illegale, legato a situazioni particolari, geografia, periodi storici, appunto mette una soglia tra quello che appunto è legale e illegale e perché una cosa diventa illegale. All'interno di questa antologia, che appunto si chiama Nome di battaglia provvisorio perché abbiamo preso in prestito un libro che a pieno titolo in realtà potrebbe stare nella nostra bibliografia, che è Ci chiamavano banditi, ed è un omaggio a Guido Petter alla facoltà dell'Università di Padova, dove lui ha insegnato per tanto tempo, straordinario partigiano della Valdossola, una volta salito in montagna gli viene chiesto di darsi un nome. Un darsi un nome per una ragione, perché quel nome in realtà può diventare salvifico in una determinata situazione, perché i tuoi compagni non sanno chi sei davvero e nelle situazioni estreme possono non dirlo. Lui è preso alla sprovvista, perché il problema del nome in realtà è un'idea di identità, è qualcosa che ti sei tu e non qualcun altro. Per cui tutto il giorno non gli viene un nome, e il partigiano che deve redare i nomi, gli altri si chiamano Fulmine, Tigre, Diavolo, oppure invece da nomi biblici piuttosto, e a lui non viene niente, e viene scritto su questo quadernetto provvisorio con la P maiuscola, per cui Guido Petter ha questo nome che è provvisorio, che lo accompagnerà per un periodo di tempo e poi invece arriverà a Nemo 3, perché ci sono già due Nemo nelle brigate e lui sarà Nemo 3. Questo discorso di questa identità nella dimensione dell'illegalità. Io invece volevo proprio un piccolissimo brano perché mette insieme quegli aspetti che noi abbiamo detto che sono degli aspetti fondanti di questo progetto, la legalità e la lettura e le azioni appunto che possono essere fatte per coniugare queste cose. Il brano è sugli scritti del presidente Luigi Einaudi ed è il 1954. Entrano nello studio del Presidente della Repubblica il padre dei sette fratelli Cervi, fucilati 10 anni fa dai nemici degli uomini. Assieme a loro il magistrato Peretti Griva, già Presidente della Corte d'Appello di Torino, l'onorevole Boldrini, medaglia d'oro della Resistenza, e Carlo Levi, pittore e scrittore, che reca il ritratto da lui dipinto dei sette fratelli. Il padre, che porta sul petto le medaglie dei figli morti per la patria, ricorda al Presidente di averlo già incontrato in Reggio Emilia. Il Presidente ha letto un articolo di Italo Calvino
che tra i libri dei sette fratelli annoverava anche la rivista La Riforma Sociale, un tempo da lui diretta e poi soppressa dal regime fascista, e dice al padre che la sua commozione è così grande per avere questo orgoglio di aver poter portato un supporto spirituale ai martiri. E il padre dice: i miei figli leggevano, cercavano di imparare. Se leggevano qualcosa che pareva buono per la nostra terra, si sforzavano di fare come era scritto e di portarlo in giro. Ecco, leggevano. In una situazione di legale-illegale, schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra, per cui diventare automaticamente illegale in quel momento storico preciso, lui dichiara che i figli leggevano e per lui è importante dichiararlo in tutte le situazioni pubbliche. Non solo leggevano, e peraltro nella biblioteca che lui regalò subito dopo la fine della guerra alle biblioteche circolanti della provincia di Reggio Emilia, nella realtà c'erano i classici russi, perché avevano ospitato dei russi che si portavano appresso in tasca un classico russo. E c'erano questi libri che in realtà loro condividevano con gli altri contadini che magari non avevano una conoscenza della lettura, e diventava questo un'operazione appunto di dichiarare che leggere in qualche modo ti rende meno povero. Ti rende meno povero perché in realtà permette al pensiero di muoversi. In questo caso idealmente ti rendeva meno povero perché avevi trovato delle modalità per affrontare la coltivazione della terra che avrebbe potuto nella realtà permettere un uso di quel territorio che portava dei vantaggi per tutti. Per cui questo nella realtà è, prima di tutto, oltre che un testo, è un'immagine. È l'immagine appunto di un anziano con un medagliere che non va fiero del medagliere nella realtà, ma va fiero di quei figli, e che a loro appunto si è dedicato un museo che appunto non è un museo inerte e conservativo, ma un museo che ospita un convegno nella realtà che guarda avanti e nello spirito assoluto appunto di quello che noi vogliamo portare avanti, dove gli intrecci, i luoghi sono i luoghi più diversi, dove appunto lettura, legalità e altro si mettono insieme. Allora, voi vedete, invece ho deciso di anticipare, senza chiedere agli amici partner del progetto, che esiste un logo della Biblioteca della Legalità, è un'immagine, per cui è la prima immagine che io vi vorrei fare vedere, e si chiama Bill, la Biblioteca della Legalità. Abbiamo chiamato Bill come se fosse un amico, un compagno di strada. C'è una bellissima novella rotariana che si chiama Pianoforte Bill, che vi invito a leggere, in cui Bill appunto ha la B maiuscola perché è qualcuno che noi incontriamo. Questo è un lavoro che è un lavoro di rete, in questo caso sono due studenti dell'ISIA che l'hanno portato a termine, ma per poter arrivare a questo, per cui per poter arrivare ad un'immagine che declina quello che è dietro la rete ha messo in moto, gli studenti sono stati fisicamente alla Fattoria della Legalità, hanno visto quel luogo, hanno parlato con le persone, hanno parlato con chi questo progetto lo ha pensato dall'inizio, prima ancora di farlo diventare biblioteca, e hanno messo insieme degli elementi. Poi gli sono state date delle indicazioni, le indicazioni erano quelle di una leggibilità, di una chiarezza, per cui noi abbiamo in realtà un logo che ci apre in qualche modo una porta e ci apre a uno sguardo oltre. Ecco, è quello che noi con la Biblioteca della Legalità vogliamo portare avanti. Questa è la prima parte della nostra Biblioteca della Legalità, quella alla quale siete arrivati i primi 101 titoli. In realtà il nostro sforzo era quello di averne 202, però appunto nell'intreccio di rete i libri che mettiamo sono libri che abbiamo letto e che, per cui è un po' più complesso di quello che, ma arriveremo prima della fine dell'anno ai 202, che in realtà vi manderemo, cominceremo a mandarveli per se abbiamo la mail di tutti, per cominciare a dire quali sono gli altri che noi abbiamo scelto. E poi ho fatto qualcosa di completamente diverso, perché è un po' così, quando incontri dei libri, in realtà ti portano anche da un'altra parte.
questo piccolo libro in catalogo per Marcos y Marcos, e apparentemente uno dice non c'entra nulla, ma in questo luogo per me c'entra moltissimo. Quando io ho conosciuto questa esperienza che continua nel tempo del con le parole giuste, intanto era un titolo che avrei voluto avere io, poterlo usare, mi piaceva moltissimo. Ho pensato qual era il peso e il significato delle parole, che sono scrittura, per cui sono immagine, ma sono anche molto altro. E allora sono andata a prendere alcune parole in lingue diverse, che non sono parole della legalità, ma sono parole in realtà che determinano il valore di una particolare condizione dell'umano. Per cui ho cominciato con questo. Voi leggete? Fare qualcosa con tutto se stesso, con passione e con creatività. È una parola greca. L'autrice e l'illustratrice è una giovanissima che si chiama Ella Sanders, che è migrante per volontà, nel senso che gira il mondo, e in questo suo girare il mondo raccoglie le parole che le creano emozioni. La seconda parola è una parola olandese, molto più che accogliente e piacevole. Descrive il senso di intimità calda e rigenerante, non necessariamente fisica, che si prova stando con le persone care. Direte, legalità non c'entra. C'entra. C'entra la condizione della qualità della vita. Questa è quella che per me è assolutamente emozionante, e la prima volta che mi ritrovai in Portogallo è quella che si sente con il fado, che crea ed è il desiderio vago ma persistente di qualcosa che non c'è e probabilmente non esiste, nostalgia di qualcuno, qualcosa che si è amato e poi perduto, è lo struggimento. Ecco, la legalità perduta è struggimento per chi crede nella legalità. È un po' forzato, però è il mio pensiero che io voglio condividere con voi. Questo è giapponese. Bocchetto, lasciare valgare lo sguardo in lontananza, senza pensare a niente. Nella realtà questo l'ho aggiunto stamattina, vi confesso, avevo chiuso, ieri sera mi è andato il tilt in computer, per cui stamattina ho dovuto ritornare su questo, perché mi sono alzata questa mattina presto e sono andata in Sassonia, ho scoperto questo che non ero a Fano, ero in Sassonia, su una spiaggia piena di sassi. Io nella realtà sono modenese, non sarda, come continuava da, anche se ho una grande propensione per la sarditudine, e ho fatto un'infanzia da modenese sulla riviera romagnola, ma sempre a Cervia, da quando avevo 3 mesi, non ci spostavamo mai nella... Per cui per me era, non erano mai i sassi, era sempre la sabbia, cioè il mare era la sabbia. E allora invece stamattina questa meravigliosa Sassonia con i suoi sassi e con invece la possibilità di guardare lontano. E allora questo bocchetto mi sembrava adatto assolutamente alla geografia. Per cui lasciar vagare lo sguardo in lontananza senza pensare a niente, che è un'altra libertà, un'idea proprio di libertà, che puoi permetterti in situazioni in cui la dimensione del sociale ti crea una condizione possibile. Difficilmente laddove la sofferenza, l'urgenza, il disagio ti permette di far vagare la mente. Questa è legata chiaramente a Inuit, senso di aspettativa che ti spinge a uscire ripetutamente per vedere se magari qualcuno sta arrivando. Questo era assolutamente meraviglioso e oggettivamente legato a un contesto che però è anche questo, è l'attesa, la dimensione dell'attesa, che non c'è bisogno di essere rigorosamente in luoghi glaciali per aspettare con ansia qualcosa, qualcuno che arriva e ti porta una buona nuova. Ti porta semplicemente la relazione.
sono, scusate, ma non mi ricordo più esattamente le nazionalità, per cui devo andarmele a riprendere. Forse l'ho anche persa. E questa invece. Qui siamo in Germania ed è la sensazione di essere soli nel bosco, una piacevole solitudine a contatto con la natura. Anche qui siamo dentro la dimensione della legalità, perché il rispetto dell'ambiente, un determinato tipo di atteggiamento, torna a determinare una qualità della vita in cui l'aspetto peraltro del legale e illegale nella dimensione ambientale è una delle cose con le quali ci confrontiamo quotidianamente. Questo è Indy, soluzione rapida ed efficace di un problema con risorse minime e molta inventiva. È la dimensione individuale del soggetto che deve fare i conti, a volte con una società che in realtà non ti aiuta, questa dimensione dell'inventiva, che è una condizione nella quale spesso il migrante in realtà si ritrova, di dover mettere in moto dei recettori perché l'accoglienza non è quella che in realtà ti permette una certa dimensione di vita. Lettura, legalità, libertà e diritto. Ho messo in campo un libro che si chiama Il cammino dei diritti. Il cammino dei diritti è un libro scritto da Diana Carioli per la casa editrice Fatatrack, con le illustrazioni di Andrea Rivola, o Rivola, di Maria Rivola, ed è pubblicato da Fatatrack. Sono testi in rima, apparentemente per piccoli, ma che non sono assolutamente per piccoli. È stato pubblicato assieme ad Amnesty International ed è una riflessione sull'aspetto del diritto, sull'aspetto di quello che nella vita è possibile fare, su alcune parole che sono importanti e che attraversano anche quella che è la realtà di un determinato popolo. In questo caso c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. E la serva cominciò: ora non c'è più il re, neanche il suo sofà, ci sono tre parole che mettono le ali: liberi e fratelli uguali, in liberté, égalité e fraternité, nella realtà non con questo ordine, c'è uno degli aspetti che sono degli aspetti fondanti della storia della Francia e che sono degli aspetti fondanti che in realtà rimangono e sono abbastanza forti dal punto di vista proprio dell'identità individuale. Questo invece è Scrivo il mio nome sulla sabbia del mare e se l'onda che arriva la può cancellare, la scriverò ancora con mano sicura perché guardo avanti e non ho più paura. Scrivo il mio nome perché sono e resisto, perché studio e imparo, sono donna ed esisto. Ecco, il discorso della condizione appunto di chi sei, dove in alcune culture, ma anche... anche nella nostra, nella realtà potremmo fare questa riflessione, ma ci sono culture in cui appunto la dimensione della dichiarazione del diritto di chi sei è automaticamente è un diritto leso, perché tutta una serie di cose nella realtà tu non le puoi fare perché come donna non ti sono permesse. C'è una riflessione che io sto facendo da un po' di tempo, che stamattina a colazione, anche ieri sera era uscita. Ultimamente sto facendo corsi di formazione in luoghi diversi dell'Italia, a insegnanti di ogni ordine grado, e nelle moltissime iscrizioni ci sono solo donne, rigorosamente solo donne. Dalla scuola materna alla scuola superiore le persone che si iscrivono sono solo donne. Da un lato meraviglia, ho grande occasione di confronto, dall'altra una riflessione, una domanda aperta, perché è una domanda che sta dentro questa dimensione di dove stiamo andando e dove sta andando la scuola,
il fatto appunto del disvalore dal punto di vista dell'insegnante come riconoscimento di un ruolo importante nella società. Gli uomini non fanno quel tipo di facoltà, non fanno quel tipo di lavoro, perché quel tipo di lavoro non è riconosciuto, valoriale dal punto di vista sociale e non è remunerato in un determinato modo. Questa è la mia lettura, ce ne possono essere tante altre, ma questa è la mia lettura. Di fronte al fatto che il maestro poteva non inchinarsi davanti all'imperatore, noi diciamo che siamo molto lontani da questo. Questo era, è uno degli altri aspetti appunto della storia dell'Europa dentro appunto alla dimensione del diritto leso, ma non è solo diritto leso, ma è l'assenza della vita proprio della, ed è che cos'è il numero che hai sul braccio, mi chiedo, io taccio, è un numero enorme, indefinito, lo tocchi con il dito, ogni numero è un uomo, racconto, due occhi, un cuore, una vita, un dolore, ogni numero è una storia diversa che non va persa, da conservare nella memoria. Ecco un altro degli aspetti che mentre riflettiamo sulla dimensione dell'oggi, su come possiamo portare appunto delle storie di legalità che non siano prescrittive, che non siano solo norma, ma che siano, che abbiano dentro anche la fascinazione della narrazione e la storia delle donne e degli uomini che ci stanno dietro, dobbiamo tenere appunto quel discorso di che cosa vuol dire tenere viva la memoria. Non semplicemente come esercizio passatista legata, io ormai sono antica da questo punto di vista, però appunto questo esercizio in realtà è un esercizio, è una di quelle parole appunto memoria che è dentro alle nostre parole giuste. Vado, allora, in questo caso è un altro, è un libro in catalogo per Gallucci, è un albo illustrato, ed sono dei sogni di libertà in parole di immagini, e sono dei sogni che hanno il testo del Dalai Lama, di Mandela, i testi di donne e di uomini che con i loro gesti, con il loro agire, hanno determinato la diverse condizioni della vita. Però partivo da questo, dal fatto che il diritto a non avere paura, e al fatto che appunto puoi avere paura perché scegli di leggere un libro che ti fa paura, ma hai la sicurezza appunto di una tenda montata all'interno di una stanza, ci saranno gli adulti che nella realtà ti possono aiutare, l'aspetto della paura appunto non è mai quella della solitudine, perché laddove invece c'è la solitudine e c'è l'assenza, la paura diventa qualcosa difficilissima da affrontare e diventa un freno anche per la possibilità di andare avanti. Ed è la paura appunto, la paura in realtà che ti fa non essere, ti fa mimetizzare per non farti vedere. E invece appunto la paura di attraversare una cosa, però sei tu, per cui devi essere riconoscibile, non in una dimensione mimetica. In questo caso invece è Mandela, e la libertà di assumersi le proprie responsabilità. La cosa per me importante è questa, cioè il discorso delle immagini in realtà è in relazione in questo caso con le parole, le immagini aggiungono un'altra forma narrativa alle parole, ma le parole in questo caso hanno un peso forte, per cui diventano immagine. Ho percorso la lunga strada per la libertà, ho cercato di non tentennare e ho fatto passi falsi lungo il cammino, ma ho scoperto un segreto. Dopo aver scalato una grande collina, ci si accorge di quante colline restano ancora da scalare. Mi sono riposato un momento, ma non più di un momento, perché libertà vuol dire anche responsabilità. E non oso attardarmi, il cammino è ancora molto lungo. Ecco, questo è il discorso della responsabilità. Una volta che hai identificato che c'è qualcosa che non c'è, che ti devi muovere perché questo succeda, che non vuol dire appunto la frenesia del movimento, ma quanto invece la consapevolezza dell'importanza dell'agire in una determinata direzione, per cui scegliere da che parte stare. Un altro salto invece, andiamo
in un altro libro, un libro molto forte, un libro doloroso, un libro scritto e illustrato da uno straordinario autore, anche lui immigrante per volontà, è svizzero, naturalizzato australiano, ha deciso di vivere in Perù. In questo caso è autore e illustratore, e l'isola è quello che voi in questo caso vedete, nella realtà è un maniero difficile da scalare, ed è un'isola nella quale arriva uno straniero, e questa è la prima accoglienza da parte, lui ha fatto un altro libro che si chiama Lo straniero, che metto insieme queste due cose. E l'accoglienza è quella iniziale, appunto, della forte diffidenza. Poi c'è un'idea di accettazione, ma è un'accettazione, appunto, che, in cui manca sempre quella parola che è il concetto di vera accoglienza. Per cui è, io vi do solo delle immagini come suggestioni, perché neanche l'invito poi ai libri prenderveli in mano e ognuno di voi ritrovare attraverso quelle immagini e in questo caso le poche parole, invece trovare una chiave di possibile lettura. In realtà Armin Grener mi interessava anche per introdurre questo, è un libro recentissimo, si chiama Italia a Z, ha le parole di Goffredo Fofi e le immagini di nuovo di Armin Grener. Ed è una, anche questo in catalogo per Orecchio Acerbo, ed è una vera provocazione. Le immagini sono delle immagini appunto che condensano dei concetti e dei significati. Questo è Adriatico e comincia dicendo il mare Adriatico sicuramente è meno bello del Tirreno, ma sul mare Adriatico ci vanno molto più volentieri e non hanno nessun problema a stiparsi, a chiudersi dentro le scatolette. Per cui questo è l'aspetto invece della consuetudine, la riviera molto ma molto piena, dove per ragioni diverse vai perché vuoi determinate cose. Questa invece si chiama Lampedusa ed è un mare diverso. E avrebbero potuto utilizzare la scatola di sardine anche in questo caso, perché nella realtà il numero enorme di persone stipate in quel barcone avrebbero potuto far mettere questo. Ma dall'altra parte le immagini sono molto interessanti e si leggono con una loro grammatica e una loro sintassi. Abbiamo l'uso del colore, abbiamo dei bagnanti, abbiamo una dimensione di chi si è preparato per una dimensione di vacanza. Stanno dentro alla scatola delle sardine, ma hanno una possibile condizione di vita, almeno dichiarata, completamente diverse. Qui invece non hanno colore, hanno ognuno un volto diverso, ma c'è una dimensione fortissima di sofferenza. In realtà ne potremmo fare un uguale in questo momento con la Grecia, la situazione appunto che fino a ieri era Lampedusa e in realtà le isole La Costa, Samos, Icaria, Kalymnos, cioè sono, raccontano in realtà lo stesso tipo di storia. Questo invece è Alluvione, ed è un'altra riflessione sulle parole del non diritto del nostro paese. E torniamo al fatto perché l'ambiente è importante come parola dentro questa riflessione. Perché la mancanza di tutela dell'ambiente in realtà provoca nel nostro paese situazioni assolutamente devastanti. Io ho messo la copertina e la vedremo alla fine, ma ve l'anticipo perché di un libro che ho trovato interessantissimo, si chiama La storia di Marinella, è scritto da Emanuela De Ros, per me è una scrittrice alla quale sono particolarmente affezionata perché nasce in un premio che io ho seguito per molti anni, che è il premio Pippi, per cui da giornalista è diventata scrittrice per bambini attraverso questo. Il libro della storia di Marinella in realtà recupera una vela giornalistica importante ed è la storia di un giorno. È la storia di un giorno di questa bambina che in un giorno vive emozioni assolutamente straordinarie. A 10 anni
va a scuola, le piacciono determinate cose, incontra un ragazzino, anche per la prima volta nella sua vita, che la fa arrossire. Però c'è una montagna, c'è il Vajont, ci sono le voci degli adulti che dicono delle cose, c'è qualcuno che non ascolta, qualcuno che continua a dire che probabilmente il Monte Toc in realtà farà qualcosa. E finisce esattamente il libro in una storia appunto di assenza totale di diritto, che è quello dell'incuria, della responsabilità, cioè di tutti i tipi di responsabilità che sono dietro a questa cosa, e finisce con la gioia di una ragazzina che va a dormire. A 10 anni invece sarà una delle tante vittime del Vajont. Emanuela ha raccolto dal cimitero dove sono, cioè, dedicato alle vittime del Vajont, questo diario che era veramente il diario di Marinella. Ma non c'è dolore nel racconto, perché una bambina di 10 anni che pensa di continuare a vivere racconta con la straordinaria generosità di vita quello che fa quotidianamente. E quello per me è un libro che deve essere assolutamente come monito, ma è appunto, si può usare anche la parola leggera per poter raccontare questo. Armin Greder invece non usa mai un segno leggero. Armin Greder volutamente usa degli stiletti per lo stomaco tutte le volte che mette in campo un tema forte. Per lui l'illustrazione è un'educazione allo sguardo, ma quello sguardo è prima di tutto politico, e noi dobbiamo essere chiamati in causa per vedere quello che lui ci vuole fare vedere. Ditemi se vi annoiate, perché vado veloce. Allora, qui siamo la casa editrice Becco Giallo, casa editrice anche in questo caso veneta, che utilizza in modo particolare il linguaggio della graphic novel, del fumetto, o invece dei linguaggi comparati e intrecciati tra illustrazione, linguaggio del fumetto, scrittura e calligrafie, a proposito delle calligrafie. E Tenesh è una storia di migranti, è una storia in questo caso a fumetti, che racconta una storia di dolore nel prima e una storia difficile in realtà nel dopo, cioè che cosa una volta che hai raggiunto un posto, che sei stato tra quelli fortunati che non sono stati toccati dalla tragedia, che cosa ti offre il paese di accoglienza, quell'altra Italia di cui parlavamo, quella fatta di milioni oramai di persone, cioè come, cioè chi sei, e per cui c'è questo taglio. In questo caso invece recuperiamo un libro della nostra bibliografia iniziale, che è La scuola di Nasrin, è la storia di una ragazzina nell'Afghanistan dei talebani. Alle ragazzine è impedito frequentare anche la scuola coranica, per cui è impedito andare a scuola, e ha una nonna invece che la porta in questa scuola, in questa stanza dove nella realtà si fa scuola, deve tutte le volte affrontare la dimensione del fuori, per cui ogni volta è un'avventura a rischio della vita, quella di quello che lei ha pensato che è importante per la nipote, quello che la nipote sappia leggere e scrivere, ma non solo leggere e scrivere, ma leggere e scrivere, e che la lettura le metta in moto altri mondi. Ed è questo. In quella piccola aula si spalancarono tante finestre per Nasrin. Voi potete dire che è quella forma retorica che si dice dentro ai libri c'è il mondo, ma in realtà se il mondo non lo puoi vedere, se tu sei chiusa in una stanza, se esci hai un burka che ti impedisce di, la dimensione della vita che pullula all'interno dei libri ti fa vedere intanto quelle geografie che non puoi vedere, ma quelle storie che non puoi vedere. Per cui in una condizione di questo tipo davvero i libri ti aprono al mondo e ti permettono di uscire da quella condizione di mancanza di diritto che invece
e invece è. E qui, questa è la sintesi che appunto dal libro, in realtà possono uscire anche le fiabe, in realtà, di cui parlavamo prima, perché dentro ci sono tutti degli orizzonti, in realtà, che ti aprono la mente. Condivisione, stupore, bellezza e coraggio. Peppino Impastato. Torniamo a Becco Giallo, ma torniamo a Becco Giallo per una ragione, perché è una casa editrice che ha dedicato i 2/3 di tutta la propria collezione a tematiche difficili e tematiche assolutamente importanti, ma mai affrontate fino in fondo, ma non solo dai libri, ma dalla società civile, che vanno dalla strage di Bologna, piuttosto dal delitto Mattei, piuttosto appunto quegli immigrati. In questo caso è il caso di Peppino Impastato. Un Peppino Impastato appunto raccontato anche attraverso un segno di un fumetto che ci riporta anche ad una certa classicità di segno, che però poi ci fa vedere invece che cosa c'è dentro a questo, cioè quello che Peppino Impastato aveva messo in campo con le idee, il coraggio appunto, cioè raccogliere un testimone che è una grande eredità di coraggio, di volontà e di consapevolezza. È un'eredità che la Fattoria della Legalità ha raccolto, e quei muri che appunto che potevano invece essere colti come dei muri appunto di costrizione, nella realtà invece sono diventati dei muri parlanti, in cui se si insegnasse la bellezza alla gente si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Ecco, io ossessiono i miei studenti con questa parte di Peppino Impastato, perché quando lui sottolinea spessissimo che la bellezza è una forma di rivoluzione, e per chi ricorda il film c'è quella collina dove loro si parlano, e dove appunto per me è anche molto interessante, perché parla male dei profilati metallici delle finestre invece che del legno, della qualità nell'età di abituarsi alla bellezza, ma dice anche che in questo momento, in quel momento, ma oggi è ancora quel momento, più che gli effetti di piazza, vale invece di ricominciare dalla bellezza, e che la bellezza diventi una consapevolezza condivisa. Ecco, quel muro nella Fattoria della Legalità racconta questo. E io quando l'ho visto, per me è stato, devo dire, emozionante, perché nessuno ha obbligato quei ragazzi a fare quello, cioè nel senso che chi ha disegnato una sorta di urgenza narrativa. Legale, illegale, oppressione, ribellione, rivoluzione. Sono altre parole che io metterei con le nostre parole giuste, oppure no, dipende voi com'è. Torniamo al discorso della resistenza. Lui è Paolo Daltan, illustratore milanese, un illustratore che è stato uno dei primi ad utilizzare il digitale in forma pittorica, che è estremamente interessante. Usa il digitale solo con un segno che crei il massimo della dimensione pittorica, per cui che cerchi di togliere la freddezza, ma proprio l'esaltazione appunto del pittorico, ma attraverso il digitale. E qui c'è la rottura appunto, c'è qualcosa, perché è la rottura con una svastica, in realtà, che si rompe, per cui il discorso della ribellione, della rivoluzione. Ma in realtà questa immagine Paolo Daltan l'ha fatto per un'altra cosa, perché doveva essere affiancata a una cosa particolare, che era il contratto della montagna, nell'alta valle del Biellese. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, gli industriali del tessile e i partigiani e le organizzazioni del lavoro ancora in essere in forma di clandestinità fanno il primo contratto del tessile che rispetti le regole della dignità dell'operaio. Durante la guerra, in una piccolissima baita controllata dai partigiani da sotto,
si uniscono industriali, operai, e i partigiani in realtà semplicemente, ed è una piccola pagina in cui si sigla il diritto al lavoro, e il diritto al lavoro è rottura nei confronti appunto di un sistema. Sono gli stessi industriali che devono fornire le maglie ai tedeschi, altrimenti gli distruggono la fabbrica, ma che tengono gli operai con le biciclette pronte, perché le maglie vengono arrotolate dentro alle canne e portate a una invece anche in montagna. Ecco, è una storia appunto dove la solidarietà è uno degli elementi appunto di quella società che dopo loro immaginavano appunto potesse essere quella della condivisione, dove la dimensione rivoluzionaria nella realtà portava a qualcosa di nuovo. Questo era solo perché appunto nella dimensione appunto di chi ha avuto il coraggio ci sono state le straordinarie staffette in bicicletta, e mi piaceva portarvi Vanna Vinci dal punto di vista del segno, che è l'autrice della Bambina filosofica, che ha fatto la sua vivace interpretazione della... E mi piaceva perché uno degli altri aspetti che mi sarebbe piaciuto indagare era quello dove e come si racconta legalità e giustizia, esattamente assenza di tutto questo, nelle canzoni. Non solo nelle canzoni della Resistenza, che hanno un significato, un valore, e anche nelle analisi possono essere estremamente interessanti, ma la canzone in generale. La canzone che i ragazzi ascoltano, che cosa hanno dentro? Che parole hanno? Forse assieme alle fiabe potrebbe essere uno degli altri percorsi che noi possiamo mettere in campo. Questo è una delle matite, secondo me, più straordinarie del fumetto italiano, ed è Giuseppe Palumbo, che da un lato è la penna di Diabolik, per cui è il fumettista che porta avanti la tradizione di Diabolik, dall'altra parte invece qui racconta e sintetizza i contenuti di Pietale Morta, che è una delle canzoni della Resistenza, e questo è estremamente interessante perché Pietale Morta in realtà racconta due guerre, racconta quella di prima, la prima guerra mondiale, in questa trincea in realtà c'è tutto il racconto del prima, racconta quello che appunto non è bastata una guerra così terribile, dolorosa, e nella realtà poco più di 20 anni dopo ricominciamo da capo, per cui è una dimensione del monito che mettiamo dentro quella dimensione della parola, della memoria. Questo è un inedito di un giovane studente dell'Elisia di Urbino che invece ha fatto la sua interpretazione di Pietale Morta. A 23 anni arriva dalla Puglia, la Resistenza, lui dice, non sa cos'è, perché in quel luogo non è stata frequentata, la sua situazione scolastica ha detto che non lo ha fatto alle elementari, non ci sono mai arrivate le medie, neppure al liceo, per cui si sono sempre fermati con la prima guerra mondiale, e siamo nella contemporaneità e non stiamo... E nella sua dimensione appunto la pietà muore in realtà portando fuori un cuore che nella realtà viene, può essere ucciso, può, non è detto che lo sia, e secondo me dal punto di vista dell'emblematico di chi non ha vissuto, di chi sente una memoria, di cui non sente però quali sono le parole, è secondo me una sintesi assolutamente bellissima. Sul discorso legale e illegale, questa è un'altra pagina di Becco Giallo, sembra una pubblicità però, ma che era molto interessante perché l'aspetto di chi da un'illegalità data, da una condizione particolare di oppressione, invece si ritrova Presidente della Repubblica, è Sandro Pertini, per cui la storia di Sandro Pertini e la sua storia appunto della sua grande presenza dentro la rivoluzione, della Resistenza, ma la sua presenza dentro invece allo Stato democratico. Allora, in questo caso ho pensato molto, ma poi mi è sembrato che avesse un senso. È il carcere spiegato ai ragazzi ed è una storia in realtà che nasce molto prima
della pubblicazione del Manifesto Libri, perché è una storia del 2009 fatta, una storia raccolta da Sinnos con la Regione Lazio, se non sbaglio, era un libro che appunto aveva un corredo di illustrazioni, per cui l'importanza di dichiarare da subito dal progetto che per parlare appunto anche di carcere le illustrazioni ci aiutano. Io ne ho scelte proprio il diritto penale, per cui il ricorso alla pena capitale e il fatto appunto che invece la fuga, e c'è un libro per cui la possibilità appunto della fuga.